Il prossimo panel parla di innovazione, che è un po' una parola abusata di questi tempi. Il titolo che abbiamo è Guidare innovazione, che è probabilmente ancora più abusato come termine. Quindi cercheremo di portare questo argomento, speriamo di, restare, di, di evitare di ripetere troppe ovvietà. Uh, abbiamo un sacco di gente sul palco, um, quindi sarà interessante. Abbiamo, iniziamo da chi di um, innovazione si occupa come argomento di studio. Uh, invito sul palco Greta Nasi che è responsabile di ricerca, governo e salute alla Stab Bocconi School of Management. Prego. E poi abbiamo un po' di persone che lavorano in aziende che... In azienda che eh, sono quasi leggendarie dal punto di vista dell'innovazione. Abbiamo eh, Marco Icardi, vicepresidente Europa Centro Orientale e CEO di Size Italia. Prego. Eh, eh, Roberto Siagri, che è il CEO di Eurotech. Abbiamo eh, Agostino Santoni, direttore generale di Cisco e Stefano Venturi. Presidente e CEO di Firenze Enterprise. Abbiamo un divano lungo. Benvenuti, benvenuti. Salve. Prego. Vi, vi, vi stringete. Um, una domanda che mi, mi sorge spontanea. Uh, Soprattutto a chi rappresenta aziende che hanno eh, la, quasi questa leggenda della fondazione, cioè dal, dal garage eh, di Palo Alto a San José, a Kerry, a Amaro. Um, L'innovazione succede o la si fa succedere? il motivo per cui uh, queste aziende sono nate, in questo momento, sono nate nel momento in cui sono nate e poi si sono sviluppate come si sono sviluppate. È stato, quanto è stato dovuto a una serie di condizioni che sono state create um, a, ad arte e che sono in qualche modo state evolute e quando è so, è quanto sono invece frutto di casualità. Um, facciamo... Un giro di divano e, sentiamo, e, e incominciamo a far girare la, 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 la palla. Cominciamo da Stefano, che, che storicamente, storicamente il garage è stato il primo. Sì, grazie Paolo, eh, benvenute e benvenuti. Sì, Hewlett Packard è stato il primo garage della storia, proprio della storia della 39. Silicon Valley, nel 1939. La Silicon Valley era un posto di agricoltura, eh? era una terra molto fertile. Cosa lo è un po' meno adesso, ma è fertile di idee. Uh -huh. E lì è nato, è nato il primo caso al mondo di incontro di uno storm di menti eccelse, che erano i due fondatori, Bill Hewlett e Dave Packard, con un professore illuminato della Stanford University. erano fondato e nel garage della casa dei genitori, non mi ricordo più se di Packard o di o uh, di Hewlett hanno fondato questa azienda nel 1939 uh -huh. facendo un oscillatore audio per il film Fantasia di Walt Disney quindi è un'azienda che ha sempre inventato categorie nuove quindi è nata sull'innovazione Hewlett Packard uh -huh. quindi capitale di rischio, un professore quindi uno spin off universitario delle idee sviluppate in università dei giovani talenti, delle idee e da lì è nata la Silicon Valley, tanto è vero tu lo sai meglio di me, è monumento nazionale, è un garage di legno normale, come quelli che si vendono all'Eroi Merleno, nei posti di, si eh, di, si può andare a visitare. di bricolage. e Lì c'è il cipo, monumento nazionale, perché da lì è nata la Cirigombani. Allora, casuale: direi che si può dire casuale o no. Eh, dipende chi crede nella Serendipity. Sicuramente sono persone che si sono incontrate, persone, qualcuno che voleva mettere una parte di capitale a frutto per cercare di innovare il sistema, cosa di cui abbiamo molto bisogno in Italia. E, eh, Cereda prima di BM ne ha, ne ha parlato, anche chi, mi ha chi ci ha preceduto qui. Eh, abbiamo bisogno di qualcuno che vuole mettersi in gioco: I due ragazzi e due, ragazze, due studenti sono messi in gioco, il professore famoso professore che ha fatto qualcosa di non lineare, quindi è importantissima questa cosa, mettersi in gioco, rischiare, fare qualcosa di non lineare. E poi ricordandosi sempre una cosa, io amo sempre ricordare bene la differenza tra innovare e inventare, uh -huh. perché guardate l'Italia è un paese di inventori, in Italia ci sono tantissime idee, c'è tantissima ricerca di base, eh? ma tantissima e ancora oggi c'è. E breve, inventiamo tantissimo brevettiamo un po' meno ma inventiamo però innoviamo poco innovare vuol dire portare queste idee nei cicli industriali, nei cicli produttivi e ritrasformare le idee in denaro, perché quando inventi trasformi il denaro in idee, perché hai risorse tempo diventano idee ed è fondamentale eh, uh -huh. la ricerca di base, ma poi dobbiamo mettere a terra dobbiamo mettere a terra questo e ritrasformare queste idee in opportunità uno potrebbe dire in business, ma non è solo business, opportunità per tutto il sistema. Uh -huh. Ne abbiamo tutti la responsabilità di questa cosa e lo dobbiamo fare. Ecco, da noi in Italia non avviene abbastanza ed è per quello che io auspico da anni un maggiore flusso di capitale di rischio in Italia. Perché l'innovazione eh, radicale è un'attività di rischio, un po' meno della ovviamente rispetto alla ricerca di base, però sicuramente è un'attività di rischio e le imprese, anche le grandi imprese americane innovative, prendono rischi ma fino a un certo punto. Il mestiere di prendere rischi lo deve fare il capitale di rischio, quindi il venture capital. Quindi io auspico in questo paese un maggiore flusso di venture capital che attivi queste idee. Okay. venture capital e opportunità Ma io eh, vi parlo di SAS An anche lì nata più di 40 anni fa di nuovo dall'esperienza di tre persone che si sono unite e hanno iniziato a sviluppare l'analisi dei dati Questa prima è stato detto il valore è nel dato ecco da lì, da lì è partita analisi dei dati che in quel, in quel caso erano dati eh, per le farmaceutiche quindi facevano l'analisi per i test farmaceutici che oggi continuano ad essere importante elemento di innovazione su, tante, su tanti ambiti. Io credo che quel tipo di nascita di azienda, la possibilità di crescere come si è sviluppata SAS e le altre aziende qui intorno, oggi abbia bisogno di un'altra dimensione. No? Si, si Può guidare l'innovazione solo investendo, non solo con grandi capitali, ma anche con una collaborazione fra imprese, enti pubblici, enti privati, società private in maniera consistente. Questa mattina ho avuto il piacere di stare e spendere la mattina all'innovation park qua a Trieste. Beh, è una macchina di ricerca, non solo per l'esistenza del sincrotrone, ma per l'esistenza di 2700 ricercatori che lavorano in collaborazione su, su aree di innovazione. Quindi anche noi in Italia, e volevo tornare all'elemento fondamentale, l'innovazione la creiamo, la sappiamo creare, la sappiamo sviluppare nei contesti locali dove si è creata la possibilità. Di investire nel tempo, investire non solo in piattaforme, in tecnologie che io rappresento e che quindi sono, sono d'accordissimo, sono solo il mezzo per arrivare a quei fini di applicazione di cui eh, oggi poi eh, parliamo, ma anche di costruzione di cultura. E nell'Italia credo questa cosa ci sia. Dobbiamo svilupparla in maniera. A una dimensione, a un'accelerazione maggiore, cioè se vogliamo portare l'innovation a diventare eseguibile in progetti concreti, dobbiamo avere una capacità di persone, di competenze che sappiano mettere in attività, in produzione, quell'innovazione che sappiamo noi italiani ben generare. E i contesti ci sono tutti. Okay. Quindi abbiamo investimenti, opportunità, competenze. Saltiamo, diceva prima Stefano. Ha già accennato un po' a quali, quali sono le caratteristiche de, de, dell'innovazione. Io aggiungerei solo un'altra un cosa, distinguendo proprio qui, accennato prima quelle le due caratteristiche fondamentali tra, tra incrementale e disruptive. Arriviamo cioè disruptive a disruptive ha più un problema antropologico degli umani e la comprensione. Di che cosa gli umani vorranno nel futuro, e di conseguenza sì, la si può anche fare per caso, molte volte la si fa perché ci si immagina un mondo diverso, un mondo fatto in un'altra maniera, e, e di conseguenza si va a, a investire in operazioni di medio-lungo respiro. Sta so, di fatto che eh, l'innovazione. e le ha un ris altissimo rischio proprio perché il tempo dell'innovazione non è noto. Io mi posso immaginare una cosa, di solito la immagino anche giusta, purtroppo non immagino il tempo con cui avverrà. Ecco che allora da questo punto di vista avere delle, la, la, la possibilità di seminare e di creare degli ecosistemi di innovazione è molto importante perché è come piantare piantine ogni mese non sapendo qual è il mese giusto uh, della semina. E, da questo punto di vista ci vuole anche un paese interessato al fatto che queste piantine poi crescano. Uh, quello che succede è che di solito i paesi, in Italia ma anche in parte in Europa, che siamo figli della prima e seconda rivoluzione industriale, la terza sta toccato di striscio e per cui è difficile fare un doppio salto carpiato per andare a prendere la quarta. Il tema è che si cerca di salvare l'esistente, quello che già esiste rispetto a far partire il nuovo. Mi rendo conto che ci siano degli aspetti sociali tutto questo, non banali. D'altra parte, l'innovazione, quella disruptive, è un'alternativa alla guerra, diciamo se lo chiaro e tondo. È meglio fare comunque innovazione disruptive che non fare una guerra. Per cui si tratta poi di entrare su un meccanismo di voler cambiare la classe dirigente, cambiare chi comanda. Perché il fatto che ti nascano delle billion dollar company nuove significa che cambieranno gli attori nel tavolo delle decisioni. E ci sono per cui paesi interessati a che questo avvenga. Paesi non interessati che questo avvenga. Eh, I paesi che interessati che questo avvenga sono paesi in cui tutti hanno un interesse a farlo, perché un, si trovano tutti un interesse a far sì che questa cosa avvenga. E sono capitalismi un po' più sviluppati rispetto a un capitalismo come quello italiano. Per cui è un tema di buon capitalismo e di capi, cattivo capitalismo. Perché non è, eh, se no ritorniamo, come diceva Stefano, agli inventori anziché agli innovatori. Allora tu puoi essere un paese pieno di inventori ma con pochissimi innovatori, ma non perché forse la gente non vuole innovare, perché forse non ti lasciano innovare. Per cui il tema dell'innovazione dell sta dietro a un'idea di futuro di un paese uh -huh. e al fatto di creare ascensori sociali e al fatto di creare delle nuove classi dirigenti. E, e per questo fa, paura, questo fa paura. Se non. Non, se non si riesce a trovare una condivisione del vantaggio economico. Eh, per cui, per cui se, se, se non si va, l'Europa sta lavorando proprio in questa direzione qua, di creare dei sistemi che possano in qualche maniera dare un vantaggio a tutti. E allora si sprigiona l'innovazione e si riesce a portare un'idea dentro il mercato e far sì che questa cosa poi abbia abbia il successo che merita, altrimenti si parla solo di innovazione di prodotto o di processo all'interno che sono quelle incrementali, ma non sono le innovazioni disruptive. Eh, tornando al digitale, è chiaro che lo digitale sta moltiplicando a, a, in maniera quasi esponenziale la possibilità di farcela rispetto al, al passato. Perché l'accessibilità al motore di trasformazione è sicuramente a dei costi molto più contenuti e dei capitali da investire molto più bassi. Uh -huh. Ed è vero che forse questo è uno degli ultimi treni per poter cambiare le robe, perché se non si cambia con questa quarta rivoluzione industriale, poi sarà, sarà sempre più difficile. La quinta, più, la quinta la sarà, la sarà ancora, ancora più difficile. Okay. Da chi studia innovazione, e... Pubblica amministrazione. Aggiungerei una parola per tornare alla tua domanda iniziale, cioè per se si guida l'innovazione o meno, e torno sui garage della Silicon Valley. E guardo due città della California, San Francisco e Los Angeles. Negli anni '80 avevano una traiettoria di sviluppo economico praticamente identica, due città dello stesso, dello stesso stato. Oggi San Francisco è la Silicon Valley. Los Angeles è piuttosto in declino adesso, con Trump e il rilancio dell'industria del defense, forse un minimo recupererà. C'è una differenza sostanziale. Se noi prendiamo i tradizionali studi economici e cerchiamo di spiegare la differenza, non lo troviamo: nel senso che ha ragione Venturi, che dice non c'è una ricetta, lo diceva prima anche Di Maio, lo dicevano in tanti, non esiste una ricetta. Se andiamo a vedere qual è il vero discrimine tra le due città. È una cosa che negli studi di economia è piuttosto nota ed è la contaminazione, ovvero l'interlocking. Noi quando parliamo di interlocking in economia parliamo del fatto che ci sono delle persone che siedono in diversi board di aziende private. Questo è quello che avviene in molte realtà, avviene anche in Italia, in Europa, avviene a Los Angeles. L'interlocking a San Francisco avviene tra il pubblico e il privato ovvero chi siede nei board delle OTT, siede anche nei board degli school district siede nei board dei city council e sostanzialmente contamina e parla la stessa lingua, parla la lingua dell'utente, del cittadino parla la lingua dell'imprenditore, dell'investitore e governa l'ente locale e questo è un elemento diciamo che vorrei sottolineare un secondo elemento è legato al tema dell'invenzione e innovazione. In Italia si fa tantissima innovazione, tutti quelli che sono in quest'Aula ne sono protagonisti, io non posso che leggerla, studiarla ed analizzarla. C'è un elemento essenziale che però abbiamo studiato recentemente in sei paesi dell'Unione Europea, che è il passaggio non solo dall'invenzione all'innovazione, ma dall'innovazione alla diffusione di massa dell'innovazione, quindi la routinizzazione, l'upscaling, il cosiddetto upscaling. L'abbiamo studiato su innovazioni tecnologiche che coinvolgono il settore pubblico e il settore privato. Una cosa interessante che viene fuori è che se guardiamo alle determinanti organizzative dell'upgrade, dell'upscale, la prima determinante è l'inerzia organizzativa, la seconda è lo scetticismo. Nei Fatti, non nei piani strategici, nella collocazione nell'organigramma del project manager per l'innovazione, ma è nella traduzione nei fatti delle cose che avvengono. Se guardiamo agli elementi di contesto, giustamente non possiamo comparare capre e cavoli, allora sì, a quel punto troviamo quello che si nasconde dietro a la legge non mi consente di farlo. Se invece guardiamo chi sono gli early adopters. Ancora una volta c'è quell'elemento di collaborazione o contaminazione, come l'ho definito io, che è essenziale, le partnership pubblico-privato. Se noi pensiamo a innovazioni potenzialmente trasformative che sono avvenute in Italia, in sanità, piuttosto che nella pubblica amministrazione centrale, negli enti locali, passano attraverso quello, passano attraverso la partnership pubblico-privato. Un'idea, io sono molto critica, chi di voi mi conosce lo sa rispetto alla carta dei servizi regionali della Lombardia dove vivo. Detto questo, è indubbio che quell'iniziativa di Project Finance era stata concepita in un modo più illuminante rispetto ad altre, ad esempio l'iniziativa di Project Finance dell'M4 di Milano. E quindi, insomma, ci sono sostanzialmente degli aspetti da tenere in considerazione. Oggi chi ha successo, chi è un early adopter, chi è un pioniere anche nel pubblico, è un pioniere perché... Va attraverso la contaminazione e il dialogo, parla la stessa lingua, intende le stesse cose e questo secondo me è un elemento essenziale. Uh -huh. Chiudiamo il cerchio. Qual era la domanda adesso? No, scherzo. <ride> scherzo. <ride> eh, cerco di dare il mio contributo alla bellissima discussione del, del panel e vorrei provare a darvi la mia idea di professionista e anche cercare di localizzare l'innovazione che secondo me stiamo vivendo nel nostro settore. E, e come professionista, se mi chiedete, ma senti come ti senti oggi nell'affrontare questo momento? Io sento che mi devo dare una svegliata, sento che devo continuare a studiare in un modo diverso rispetto a quello che facevo prima e sento che per venire a un incontro del genere, mediamente, devo saper parlare di intelligenza artificiale nel dubbio di blockchain, di come evolve il mondo delle reti, di come evolve il mondo del software, di come portare la tecnologia, devo farlo tutto in modo semplice portando degli esempi molto concreti. E poi dall'altra parte devi dire, devi gestire un'organizzazione e, de e lo devi fare con caratteristiche diverse. Quindi tutto questo dice "Vabbè, ma questi sono affari tuoi, sei pagato e fallo, no?". In realtà lo porto come esempio per dire che tutti noi a mio avviso siamo in questo momento lo stiamo vivendo. Quindi non è solo l'innovazione che arriva dal garage grande rispetto del garage o dalla Silicon Valley. Ma io penso che il criterio fondamentale del momento che stiamo vivendo, e a mio avviso è così vero, è che le persone sono al centro di quello che stiamo vivendo. Quindi io dico sempre la mattina dati una svegliata perché c'è tanto da fare per riposizionare le mie competenze e i miei skill nel mercato del lavoro. Primo punto. Il secondo punto le caratteristiche che vediamo della tecnologia che oggi è disponibile. E secondo me ci sono degli attributi che sono interessanti guardando il nostro settore. Deve essere semplice, deve essere aperta, deve essere programmabile e deve essere sicura. Se usate questa chiave di ricerca e guardate la capitalizzazione delle aziende che, che hanno queste quattro caratteristiche, molte di queste fanno un sacco di soldi. Riportandolo nel nostro paese, noi ci stiamo impegnando tantissimo nel portare questo tipo di innovazione, secondo me è un vantaggio competitivo per l'Italia incredibile. Cioè ogni volta con vita reale, esempi concreti anche in questa meravigliosa... Regione, ogni volta che il digitale incontra un imprenditore, questo imprenditore oggi comprende quando il digitale nelle nostre industrie di riferimento, mi viene in mente il manifatturiero, riesce a comprendere come poterlo utilizzare, scoppia quella scintilla, quando c'è quella scintilla, quell'azienda va molto meglio. Uno, due, ahimè nel 2016 noi abbiamo fatto un investimento nel venture capital in Italia, in Invitalia Ventures. Con 5 milioni di euro rappresentavamo circa il 7% degli investimenti in Italia, quindi benissimo, no? 5 milioni di euro, ma non esiste una cosa del genere. Ciò detto, ho notato, abbiamo notato che le start-up italiane nel nostro settore che sono più vicine alle no ai nostri settori di riferimento, mi viene in mente il mercato manifatturiero, l'industria agroalimentare e l'automotive, ci sono delle aziende che hanno delle soluzioni meravigliose. E guarda caso, se guardate negli ultimi anni, eh, grandi multinazionali, mi viene in mente SAP, mi viene in mente Intel, mi viene in mente Facebook, mi viene in mente Microsoft, per la prima volta dopo tanti anni hanno acquisito aziende start-up italiane. Perché vi dico questo? Penso che ci sia un'opportunità straordinaria, e straordinaria lo dico veramente straordinaria, per prendere beneficio delle nostre capacità che sono già residenti, sia al sud che al nord. Sviluppatori, uno. Due, penso che è nostro impegno, come già stato detto prima da Simone, da, da Enrico e dagli altri, noi dobbiamo portare questa tecnologia, questa innovazione a tutti, adesso, subito, collaborando con tutti e questo è l'altro grande attributo che deve avere, secondo me, chi fa business e chi gestisce le organizzazioni pubbliche e le organizzazioni private. Se facciamo bene questo, l'Italia che è alla ricerca di produttività, miglioramento della produttività, alla ricerca della crescita, alla ricerca di occupazione, Secondo me, noi troviamo una buona strada, quindi, non è solo innovazione di prodotto o di tecnologia, ma è innovazione di chi sa mettere assieme eh, tutto questo in modo organizzato. Secondo voi, nella dualità tra l'innovazione istituzionale, l'innovazione da grande azienda, da grande investimento, e l'innovazione da start-up, che soprattutto nel digitale. Una delle cose interessanti è che se pensiamo a aziende come Insiel che storicamente nascevano come un centro di calcolo e avevano, gestivano grandi sistemi, quelli che all'epoca erano grandi sistemi informatici, oggi in realtà strisci la carta di credito su un sistema di cloud computing e puoi gestire qualche decina di milioni di utenti online con uno sforzo infrastrutturale relativamente piccolo. Ma allo stesso tempo è evidente che la pubblica amministrazione deve gestire tutti gli utenti in un qualche modo, per cui non può semplicemente lavorare in una nicchia come tipicamente fanno le, le start-up ehm, e quindi in un qualche modo deve comportarsi in modo istituzionale nel, nella creazione di servizi. Quali sono però... Sapete che nel mondo del startup c'è l'idea di minimum viable product, no? cioè tu incominci, innovi una piccola cosa, la rendi disponibile, vedi come funziona e poi crei iterazioni per eh, migliorarle. Voi che più o meno avete tutti esperienze di interazione con la pubblica amministrazione e di tecnologie e di tecnologia digitale, quanto dell'innovazione da startup voi pensate possa essere mutuato nel... Nella pubblica amministrazione, nello sviluppo di servizi per la pubblica amministrazione? Provo, provo io a darti una, una prima risposta. Secondo me. Anche voi incominciate a scaldarvi perché. Allora, però... sicuramente la start up l'azienda innovativa ha l'idea, sviluppa e, e scatena quella scintilla di cui parlavamo prima. Occorre però, come è già stato detto, replicare, rendere sistemica questa crescita e allora io penso che proprio per l'urgenza di cui parlava Agostino occorre questa collaborazione che è già effettiva fra le nostre aziende ma anche nel mondo pubblico. Allora mettere a fattor comune e quindi andare a intervenire parliamo, se parliamo di sicurezza, di cyber security, lavorare con Leonardo per lavorare nel mondo pubblico in maniera consistente, se parliamo di open data, lavorare con altri partner affinché l'open data un qualco, diventi un qualcosa di fruibile da tutte le, le amministrazioni locali, questo secondo me è il grande salto. Allora è vero che parte o può partire la start-up, dietro però per rendere scalabile e replicabile un'innovazione e portarla all'eseguibilità di cui abbiamo bisogno occorre scalare sulle grandi aziende, sui grandi investitori pubblici sulle grandi aziende che possono fare da connettore o da piattaforma per l'innovazione. Allora penso che questo sia il salto e noi in questa sala sicuramente ma anche nelle, nelle aziende rappresentate stiamo già collaborando per questo. Quindi se, se prima parlare di eh, tecnologie era un po' competere uno con l'altro, oggi invece... È un'aggregazione ben, benefica che ci porta ad accelerare certe innovazioni in contesti molto specifici. E qui fatemi dire, noi italiani ancora rappresentiamo la luce, l'esempio. Eh? Anche in aziende multinazionali come, come la nostra siamo i precursori in quello che vuol dire analizzare i dati dai sensori, metterli in tempo reale in esecuzione su una piattaforma in produzione e Dare dei servizi a valore aggiunto. Allora portare questa innovazione, scalarla su un, una re realtà e, e avere la capacità di replicarla è secondo me il salto che possiamo fare oggi, che dobbiamo fare oggi. Posso altre considerazioni? Ma, eh, io vi porto l'esempio di quello che abbiamo imparato. In, in Friuli Venezia Giulia, e collaborando con, con Insiel e con tutto il team di, di Simone. A un certo punto noi abbiamo detto, vabbè, facciamo un investimento in Italia, abbiamo dato un bel nome, abbiamo messo dei soldini, abbiamo dato un nome italiano, Digitaliani e abbiamo detto cerchiamo di portare tutti i nostri valori di innovazione, di visione e usiamo diciamo, una regione, la collaborazione con Insiel per portare tutta questa attività portando un concetto di innovazione, di ecosistema e di collaborazione. Allora noi abbiamo fatto un percorso, lo, lo guardavo oggi preparando, preparando l'intervento, abbiamo detto la prima cosa che dobbiamo fare è collaborare con, la, con le scuole e abbiamo formato 1100 ragazzi e ad, siamo venuti in Friuli, siamo venuti a Trieste, siamo andati ad Amaro da Eurotech abbiamo formato gli istituti tecnici la formazione poi siamo andati nell'innovazione poi siamo andati al porto di Trieste e poi abbiamo messo il wifi al porto di Trieste abbiamo fatto delle attività abbiamo aiutato insieme a fare quel percorso di innovazione che sta facendo al di là dello spot pubblicitario la Cisco ha fatto tutto, no, noi abbiamo fatto dei piccoli investimenti ma io penso che il valore che abbiamo portato è stato quello di accelerare un percorso che i politici in SIR, sì, le persone che si occupavano di IT e non solo, l'hanno utilizzato, ci hanno utilizzato per accelerare il loro percorso. Secondo me l'insegnamento di, di questo percorso, quello che abbiamo capito, e imparato, perché non è ancora terminato questo percorso, è uno è molto difficile per un'azienda privata fare un investimento attraverso la pubblica amministrazione. Ci abbiamo impiegato una cifra di tempo, forse lì ci serve eh, migliorare. Due. Quando riesce a portare al tavolo in modo integrato tutte le funzioni, non solo il pubblico ma anche il privato, noi abbiamo scoperto la collaborazione con Eurotech, non aveva certo bisogno di Cisco Eurotech, però ha trovato, abbiamo trovato un partner ideale, sta lavorando con le nostre business unit, abbiamo deciso di investire all'EF perché l'EF è un centro di eccellenza sull'industria 4.0. Allora secondo me e torna ancora al ragionamento di prima, è tutti noi, dobbiamo avere la responsabilità e dare il nostro contributo. Poi la battuta che faccio sempre, che dicevo a Simone, io per motivi di lavoro a Trieste, nei miei vent'anni abbondanti di attività, ci ero venuto veramente poco e adesso ci vengo quasi una volta al mese, perché chiaramente bisogna vedere come vanno le attività e quindi per me l'idea proprio di... Utilizzare la collaborazione con la pubblica amministrazione locale in questo caso che fa da guida al territorio, eh, fa parte dell'innovazione. Uh -huh. Allora, qui, quanto l'innovazione può essere messa a terra dalla pubblica amministrazione? Guarda ti faccio un esempio, secondo me, è tantissimo. Prima di tutto, dobbiamo pensare che le tecnologie digitali lo sappiamo tutti in questa stanza. Beh, soprattutto ha dato un grande contributo di prima di tutto di disintermediazione di accesso ai servizi quindi, e abbiamo ancora tanta strada da fare, eh, di correlazione no, di persone, dati, eccetera. Quindi ci sono delle praterie immense. E ti faccio un esempio: noi un anno, circa proprio un anno e mezzo fa in Italia abbiamo deciso un grossissimo, un, abbastanza per noi un grosso investimento fatto con il nostro profit and loss locale, abbiamo deciso di aprire una serie di piccoli laboratori in Italia di ricerca e sviluppo e di, eco, di ecosistema. Eh, abbiamo stanziato una quindicina di milioni, adesso aumenteremo perché sono aumentati a dismisura i laboratori, siamo arrivati a 20 che facciamo sul territorio per portare l'innovazione a chilometro zero, l'abbiamo chiamata. Assieme ai nostri partner, dove portiamo l'innovazione vicino alle imprese, vicino alle pubbliche amministrazioni. Ne abbiamo già una serie di esempi. Allora, uno per esempio è un progetto molto grosso, dove è, stato, è stata attrice la città di, di Trieste proprio pochi mesi fa, qui è stata varata la seconda nave della nuova generazione della MSC. La MSC oggi sta facendo le navi più avanzate al mondo, sono delle vere e proprie smart city, e sono i più avanzati al mondo, oggi stanno eh, facendo veramente storia nel mondo della croceristica dove a bordo della nave cioè, ci sono tutte le tecnologie possibili di smart city. Che oggi si possono trovare al mondo. Abbiamo fatto un accordo strategico, ma l'abbiamo fatto facendo. Allora, la nave è stata, la seconda è stata varata a Trieste a novembre dai cantieri che ci sono qui. E questo progetto noi l'abbiamo fatto grazie a un ecosistema, un ecosistema di aziende innovative italiane. Allora, l'espertisa sulle smart city, perché una nave è una città, sulla croceristica l'abbiamo creato qua in Italia grazie a questo progetto di prossimità dove si porta l'innovazione eh, abbiamo portato delle tecnologie di start up delle creazioni fatte da dei partner locali quindi imprese italiane le nostre tecnologie, la nostra capacità di progetto e abbiamo fatto questo esempio cosa che stiamo portando anche ad altri casi, esempio abbiamo firmato un protocollo con Milano Sesto che a Milano è una più grande oggi è il più grande sviluppo greenfield in Europa eh, di eh, refurbishment di aree ex industriali, sono 1.400.000 metri quadri, dove portiamo delle tecnologie anche qui sviluppate in ecosistema. Allora è un sistema pubblico, sì, beh quasi sicuramente, però sono, si possono estendere a tantissimi casi. Quindi creare una delle parole d'ordine dell'innovazione dell futura è creare ecosistema. Non, si può, non esiste più, guardate, siamo di fronte a una delle più grandi innovazioni che noi abbiamo mai visto nella nostra vita. Ci sembrava di aver visto tutto col World Wide Web, chi ha qualche cappello bianco come me, che ha cambiato il mondo. Poi è arrivato, sono arrivati i social più i mobile, una decina d'anni dopo. È stata enorme l'accelerazione. Si pensava di essere calmi, invece no, perché c'è l'intelligenza artificiale, Internet of Things, Big Data, c'è cioè di tutto, di più e saremo di fronte a un'innovazione enorme. Ebbene, quello che ci ha insegnato la storia è che si, chi si focalizza a far bene una cosa dominerà il futuro nel suo settore e quindi il mondo sarà di chi fa ecosistema. Questo vuol dire grandi opportunità per la filiera locale di innovazione di startup e secondo me la pubblica amministrazione ha una grande responsabilità perché se la pubblica amministrazione fa la cosiddetta, scusate il termine inglese, la early adoption, quindi adotta prima di altre nel mondo le nuove tecnologie, la filiera si crea qui in Italia invece che all'estero, procurando così opportunità a tutto il sistema paese quindi abbiamo enormi praterie bisogna trovare un po' il senso di urgenza e partire poi se riesce, se riesce a fare Svan sì. City che non parte vai, ai Caraibi Questo. volevo tornando su quello che ha detto Agostino sì sono contento che effettivamente poi le startup italiane siano apprezzate all'estero mi piacerebbe che qualche startup diventasse una billion dollar company qui perché se le facciamo solo comprare poi non trasformiamo il paese aiutiamo gli altri a diventare più competitivi eh, il, il tema è proprio questo qua come trasformiamo una startup in una billion dollar company in Italia negli ultimi 20-30 anni non l'abbiamo fatto e questa è una domanda perché se abbiamo tutta questa gente brava non riusciamo a farli scalare? qui sicuramente la pubblica amministrazione ha tanto da poter fare, sta di fatto che basta prendere l'esempio americano, gli americani dicono noi non aiutiamo le grandi imprese, quelle si arrangiano da sole, noi aiutiamo le piccole imprese, c'è tutto lo Small Business Initiative Program dentro il governo americano che, in cui ci sono gare solo per le piccole imprese, attività solo per le piccole e medie imprese, è come se nel, 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 tra gli umani trascurassimo i bambini piccoli e li lasciassimo allo Stato brado e ci preoccupassimo soltanto degli anziani. In realtà insomma ci bisogna preoccuparsi anche dei bambini piccoli, in questo caso, no? e il, Allora il tema sarebbe, il tema è come trasformiamo una startup in una billion dollar company, prima cosa. E questo deve essere l'obiettivo, non tanto di fare le startup up e, e perché? Perché poi è vero, non è proprio che poi le aziende poi più grosse poi riescono a trasformare l'idea in innovazione, per cui passano da un modello ricerca e sviluppo a un modello acquisisci e sviluppa acquisiamo quelli che sono bravi e poi li trasformiamo noi in qualche cosa di più importante ma tornando al tema del, del pubblico, quando poi per questioni di gare a ribasso di evidenza, di una roba di quell'altra, si va a comprare in Italia cinese, mi chiedo è l'impresa che delocalizza o è lo Stato che delocalizza? Perché eh, poi si arrabbiano che le imprese delocalizzano, però poi sulla gara pubblica si compra cinese allora, cioè, se tu per primo che vuoi le tasse da me a compri da un altro, allora, allora il, il tema di come farlo, dopo tutte queste cose qua la Germania le sa fare perché poi non fanno la gara di basso, fanno il competitive dialogue. Ma il competitive dialogue è faticoso perché bisogna studiare, bisogna lavorare, mentre la gara di basso è facile da fare. Numeri, track, matematica, è colpa mica, mica colpa mia se, se hanno fatto un prezzo più basso degli altri però così non si sviluppa la roba. Allora, come eh, sui budget enormi della pubblica amministrazione riservare una quota del pubblica, della sanità, riservare una piccola quota da dedicare a es esperienze di innovazione, dire provo io che sono quello che poi dovrò il traitore di questa cosa a dedicare, ma non che dico alla Pareto 80-20, alla 99-1 mm -hmm. dedico un budget che vado a piazzare su un certo tipo di imprese e Potrebbe essere delle maniere virtuose per fare delle cose, anche perché poi è vero che abbiamo bisogno delle grandi imprese, ma le grandi imprese prima erano piccole, non è che sono diventate grandi come il Fugo bambini. Porcino in un momento. Ecco, Secondo me, questo è un po' il tema, perché se siamo effettivamente così bravi e così innovatori e così inventori, dove sono le billion dollar company? E perché tocca andare a farle da un'altra parte? Perché poi si fanno, eh? ma bisogna andare a farle da un'altra parte. E, e per cui il tema, il tema grosso dell'innovazione è questo qua, cambiare un paese, creare sensori sociali, eh, modificare la struttura anche di, tra virgolette, di comando di un paese. Mm -hmm. intanto, okay. Okay. Sì. <susurre> uh, intanto ho cominciato a prepararvi, c'è qualcuno che ha delle domande, avviciniamoci al microfono, intanto Greta... Posso Silvia? sintetizzare alcune cose? Faccio, faccio la, il neutrale, non rappresento, sono non profit, no? la bocconia è non profit. E due cose per sintetizzare un po': sono, pro, sono problemi complessissimi, che chiaramente cioè, qualsiasi cosa diciamo è corretta perché prende delle prospettive diverse e per forza di cose, ha un senso collocati in un contesto. Vi faccio un esempio: noi abbiamo fatto un'analisi sulla sanità perché è uno degli esempi appena riportati e abbiamo guardato alle strategie attuali della sanità la sanità oggi si va sempre più verso la deospedalizzazione sempre più verso modelli di cura a casa sempre più verso diciamo, una attenzione anche alla qualità della vita del paziente la, la tecnologia ha ruoli immensi in una cosa di questo tipo in un modello organizzativo e strategico di questo tipo abbiamo fatto un'analisi guardando a se il paziente davvero sta a casa, cosa succede? Allora, come possiamo davvero rispondere agli obiettivi della pubblica amministrazione, azienda sanitaria, del regione, del ministero, delle aziende fornitrici di software, delle farmaceutiche, eccetera, eccetera. Mi soffermo solo sul percorso del paziente. Da quando per un qualche motivo ha bisogno di accedere alla struttura, a quando comunque fa tutta una serie di follow-up a casa, quindi con una parte in ospedale, episodio acuto, e tutta la parte fuori dall'ospedale, in N strutture, pubblico, private, non profit, regioni diverse, stati diversi, eccetera, eccetera. Faccio una sintesi. Che cosa c'è oggi? Il dato, l'informazione utile per supportare questi modelli di cura, segue il paziente in alcuni pezzi, ergo nell'ospedale da dove siamo avanti. Manca tutta la parte di continuità di cura in Italia, con qualche regione un po' più avanti, qualche regione un po' più indietro. La cosa interessante è che lato, lato aziende IT che supportano la sanità, sto parlando dei fornitori che coprono circa il 95%, alcuni sono anche qua e ci hanno dato accesso ai loro dati di vantaggio competitivo, la loro offerta è esattamente pari a quanto è stato implementato nelle amministrazioni. Che cosa significa questo? Significa che l'investimento va fatto da entrambe le parti, nel senso che se si fanno riforme dei modelli di cura, a fronte di riforme dei modelli di cura, devono essere fatti degli investimenti da un lato pubblico e da un lato privato. Questo secondo me è un elemento essenziale. Allora, qual è il tema? Il tema è che se lo guardiamo da un punto di vista della dimensione poi della performance, Andiamo poi a guardare dimensioni di performance differenti, perché la dimensione di performance che un'azienda privata, un'azienda IT ha nel momento in cui va a guardare a perché deve investire, al di là della locazione di budget a fini di corporate social responsibility o di sun cost, eccetera, eccetera, ma sto parlando di grossi investimenti. Quando si va a fare dei grossi investimenti, si deve vedere quale può essere il ritorno in un mercato che, nella sanità italiana, ad esempio, è finito, perché abbiamo un numero di aziende che è quello. Con una concentrazione, una riduzione dei budget che è sempre più alta. E allora qual è l'elemento? Dobbiamo trovare una chiave che ci dà la possibilità di dare a tutti il ritorno della dimensione di performance che interessa loro, perché la dimensione economica è dell'azienda privata, non è dell'azienda sanitaria, ad esempio. E quindi l'azienda sanitaria valuta una dimensione di qualità della vita, una dimensione di salute, una dimensione di contenimento dei costi, eccetera. La mia proposta è di ragionare sulla ricerca di quell'elemento comune che ci consente di fare innovazione a livello territoriale, come diceva Simone in apertura, perché non è uguale in tutta Italia. E l'elemento territoriale, quali sono i valori che ci accomunano, quali sono quegli aspetti che ci consentono di collaborare, pur mantenendo la nostra dimensione di performance, che per definizione, visto che siamo tipologie di istituzioni differenti è differente, perché è differente il nostro, la nostra missione e il motivo per cui lavoriamo. Allora a quel punto se riusciamo a individuare un principio guida, una serie di valori che ci accomunano, ciascuno per assicurare il proprio obiettivo legittimo, perché è un obiettivo aziendale, per quanto riguarda i miei colleghi al tavolo, al divano scusate, ed è un obiettivo istituzionale per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, pur nell'ambito del proprio missione e del proprio mandato, ma facendo delle cose che sono realmente insieme. E noi che continuiamo a dire lo facciamo perché, perché al di là di tutto, poi dopo, scratching the surface, dopo la corporate social responsibility, l'obiettivo per la pubblica amministrazione è uno, per il privato è comunque quello del fare business. E quindi cioè, non dobbiamo stare su quella dimensione, dobbiamo ricercare qualcosa che va oltre la dimensione di performance, almeno dal mio punto di vista. Scusi se... Gigi. Oppa. No, sono preamplificato, devo stare attento. Eh, a me aveva molto colpito tanti anni fa John Chambers, grande boss della Cisco, che in una conferenza aveva detto: attenzione, che se si introduce tecnologia ma non si cambiano i processi, non si ottengono vantaggi, si ottengono danni. Cioè cala la produttività. Il problema non credo sia un problema di tecnologia, sia di fegato di cambiare il modo di fare le cose. Questo è quello che spaventa la pubblica amministrazione in generale, che non ha il fegato di, eh, di cambiare i processi. E quindi eh, stare attento a, a descrivere l'Italia come un ambiente tecnofobo. Magari le adottano le tecnologie, si dice, per pararsi il posteriore. E dire che le hanno adottate, ma poi in realtà eh, se io eh, che so, eh, ho tutta l'amministrazione online, ma poi devo andare di persona a fare l'ultimo timbro, non mi è cambiata la vita. Quindi chiedo a voi se in effetti questo eh, è il tema di come cambiare il modo di fare le cose. Eh, L'altro è proprio il concetto, prima si parlava di visione del coraggio, io sposterei dalla visione al fegato c'è cioè, proprio il coraggio di, eh, di dire un po' le cose come stanno cioè nessuno voglia dare brutte notizie io non so voi ma io non sono mai riuscito a vedere un progetto di innovazione che sia stato nei tempi previsti e che sia andato veloce chi di voi ha il fegato di dire ai committenti guarda ci vogliono quattro anni chi ha i figli sa che ci piacerebbe, ma poi crescono con il tempo che vogliono loro. Il cambiamento nella scuola, nella società avviene a tempi lunghi e anzi la mia formuletta che uso sempre dice che il tempo indispensabile a fare le cose è inversamente proporzionale alla fretta dell'assessore che vuole i risultati. Se voi siete disposti a dire la verità, che noi non stiamo vendendo velocità con l'innovazione, noi stiamo vendendo il tempo che ci vuole. E anzi spesso il tempo che ci vuole, ahimè, è lungo. Peccato che se non cominci oggi a piantare datteri non mangerai mai i datteri. Grazie. Posso provare a cogliere le, le due ultime provocazioni? No? Uno, eh, se, torno un po' perché sono ottimista eh, di mio e quindi ci sono pubbliche amministrazioni che in effetti investono, fanno innovazione e le portano in produzione in, nei tempi pianificati. Abbiamo casi di successo, adesso mi riferisco ancora a Simone in Siel perché qui stiamo facendo delle cose. Ma in altre pubbliche amministrazioni, l'analisi dei malati cronici e com'è l'abbiamo portato nei tempi previsti eh, in esecuzione in una serie di pubbliche amministrazioni, non lontane da, da qui. Allora, è più una questione di essere capaci e avere la voglia di replicare queste esperienze, che allora diventa importante perché troviamo i valori reciproci, no? Ho investito io la prima volta, nel senso che ci ho messo competenze, velocità, magari ci ho perso anche un attimo, un po' di soldi, ma poi replicando sulle regioni, i comuni, le, le diverse unità sanitarie ne trovo un beneficio. Ma c'è un valore importante per me che è la fiducia, la, la relazione di lungo termine che stabilisco su... Un enorme, mercato, un enorme mercato che oggi guida non solo la sanità, ma la mobilità, eh, i trasporti, la sicurezza, le smart city. Abbiamo parlato quindi con un potenziale enorme di applicazione di tecnologie nuove su mondi nuovi. E in questo, per chiudere e dare una minima risposta, ci sono dei poli attrattori forti di innovazione in Italia. Su cui potremmo far leva, e questo potrebbe essere Trieste 1, su cui creare quelle aziende che non solo fanno la start-up, ma rimangono e sviluppano. E in questo siamo i primi a non solo innovare, ma portare competenze e cultura. Abbiamo ancora un minuto, un'ultima domanda. Arriva il microfono. Due, due commenti veloci. Vabbè, la le società di consulenza strategica hanno fatto la fortuna sulla difficoltà della trasformazione, quindi che la trasformazione non sia semplice mi sembra come dire scontato, ne abbiamo parlato per vent'anni. Un punto però sulla sanità, perché la sanità spende tantissimi soldi in innovazione e in tutto il mondo non li spende nell'IT o nell'ICT, ci sarà un motivo. Non è, che son, dico, non è che non c'è innovazione in sanità, al contrario. Per, pensiamo ai farmaci per l'epatite, pensiamo ai robot chirurgici, che è un cambiamento complesso nel modo in cui il chirurgo opera. Attraverso il robot opera pure con i piedi, no? non solo con le mani. E, e sono carissimi, e forse neanche così utili, qualcuno dice. No? Quindi ci deve essere un, un tema di fondo per cui. La trasformazione digitale in sanità non è avvenuta, anzi è il settore che in tutto il mondo è più indietro di tutti. Proviamo a chiedercelo. In realtà è sotto l'occhio di tutti, bastate fare un giro nei reparti. L'ICT in sanità tipicamente non ha dato il meglio di sé, non funziona mai, viene utilizzato solo come debito informativo verso la regione o verso il Ministero. Allora vale per la sanità e vale per qualunque, dobbiamo interrogarci su qual è l'obiettivo. Non è che l'innovazione di per sé è buona, è divertente, ci posso giocare, ma non mi aggiunge valore. La trasformazione digitale di per sé, se non risponde all'obiettivo finale, vero e reale di quel settore o di quel business, allora non può avvenire, perché non siamo cretini, scusatemi la caduta di stile se vogliamo. Okay. Allora, la trasformazione digitale in sanità o nella pubblica amministrazione avviene se e solo se... Non solo se facciamo efficienza, consentitemi, ma non basta. L'unico obiettivo vero, reale della sanità, l'unico core business della sanità è curare i cittadini e curare i pazienti, o migliorare il modo in cui lavorano i professionisti. O riusciamo a intervenire lì, che è il core business, o sì, potremmo dire che risparmieremo dei soldi, ottimizzeremo, ma scusatemi francamente. Se ora devo spendere di più perché l'anno prossimo risparmio non, non ci sto. Okay. E allora la vera trasformazione avviene se e solo se attraverso la digitalizzazione delle informazioni in cui io credo profondamente. Se attraverso l'analisi dei dati, se attraverso l'intelligenza artificiale riusciamo a scoprire nuove terapie, curare meglio i pazienti a casa, gestire le informazioni dei pazienti in modo sicuro, tutte cose che con l'IoT con la blockchain, con il cloud che ti consente di avere la tecnologia senza fare grandi investimenti, ma disponibile in tutti gli ospedali lo puoi fare. Solo in questo modo, secondo me. Un'ultima nota considerazione. Io non sono un opero della sanità, ma mi pare che chi ha tratto più benefici di tutti i settori merciosi del pianeta sia proprio la sanità del, del, dell'elettronica, dei computer e del digitale. Poi, che poi sia cose difficili eh, è abbastanza scontato. È vero, il tema di base è che si passa dai prodotti ai processi col digitale. E della difficoltà, è questa, perché passando dai prodotti ai processi, eh, il problema più diventa più quasi organizzativo che non, che non di tecnologia. E la difficoltà è tutta lì, effettivamente. Eh, Era solo queste due cose. Ok, Ringrazio tutti i membri del panel, siamo fuori tempo massimo. Abbiamo una brevissima pausa caffè.